Benvenuti amici sportivi, amanti del calcio a 5, settima giornata del campionato di Serie C2, girone A in campo. Il Torre Maggiore sfida la Futsal Andria per una sfida di vertice. Sono 6 punti che dividono le due squadre che stanno scendendo in questo momento in campo. Però l'Andria ha una partita in meno, 5 contro le 6 del Torre Maggiore, che l'Andria ha riposato nel turno scorso, invece il Torre Maggiore riposerà nel prossimo. Allora ringraziamo gli sponsor che permettono questa diretta live su apuliastream.tv, Gimi Costruzione, Viale Aldo Moro 307 Torre Maggiore, Cooperativa Agricola Cantigliano, via Idro Montanelli 24 Torre Maggiore, Caserta Levigature, via La Malfa 2 Torre Maggiore, Tricarico Group, via Scudero 3 Torre Maggiore, Nuova Edilizia Sacco, viale 2 Giugno, sempre di Torre Maggiore, Karma Café, piazza Incoronazione a Torre Maggiore, High Color, via Berlinguer 20B, Torre Maggiore, Idilium Café, piazza Einaudi, Torre Maggiore, Conad, piazza Einaudi, Torre Maggiore, e i due sponsor di Andria, Capolinea, piazza Catuma 31 e Onlus Eye Care, formazione e sviluppo, via Vittorio Veneto 80, sempre di Andria. Andiamo a leggere le formazioni, partiamo dalla squadra di casa, ovvero il Torre Maggiore Futsal, con gli effettivi a disposizione del tecnico Olivieri, Schiraldi, Ghita, Bucci, Gialloreto, Olivieri, Gaggiano, Gentile, Caconi, Selvaggio e Biuso. Come detto, Olivieri è sia giocatore ma anche il tecnico della squadra. Passiamo al Futsal Andria con Fasciano, Lanotte, Ricco, De Feo, Spinosa, Lopetuso, Guerra, Polichetti, Napoletano, Bizzoca che è anche il tecnico della squadra, quindi una cosa che accomuna le due formazioni, un tecnico che è anche schierato nella lista come calcettista, Magno e Zingaro. Il direttore di gara è il signor Antonio Di Mundo della sezione di Molfetta, dal 2011 si occupa di C2, quest'anno fa anche la C1, unico precedente il 9 gennaio 2014, Futsal Andria, Città di Barletta, 4-2 il finale. Siamo pronti a seguire l'incontro e si parte in questo momento con la palla che viene gestita dalla formazione azzurra, subito il pallone lungo da parte di Ricco, calcettista che ha calcato anche la Serie B con il Barletta. Palla per Olivieri, tecnico calcettista, palla di ritorno verso Olivieri, altra parte per Gaggiano, Gaggiano prova a infilarsi in mezzo a due, il pallone che colpisce il palo dopo la deviazione di Fasciano. Si salva la Futsal Andria, subito un pericolo per la formazione di Bizzoca che ora prova con Guerra, proprio con Guerra. Passaggio centrale, prova di prima intenzione De Feo. Riparte il Torre Maggiore, ancora Gaggiano, Gaggiano prova a superare due uomini, Gaggiano prova a tirare dal limite. Torre Maggiore che continua l'azione d'attacco. Riparte il Futsal Andria, De Feo, Ricco, ancora De Feo, palla per Guerra, prova a calciare Guerra, c'è Gaggiano, poi ancora Guerra che prova a indirizzare il pallone verso la porta, non riesce a trovare lo specchio. Riparte la formazione di Olivieri che ha un passato illustre, ha portato anche la Fuente in A2 nell'anno della promozione dei Blancos, allenati da Michi Grassi. De Feo prova a servire Magno, il bomber fermato dall'ottima interdizione di Ghita, calcettista rumeno. Olivieri prova a rubare la sfera a Guerra, però copre bene Olivieri che cede poi l'incombenza a Gialloreto. Olivieri e Gialloreto, i giocatori più esperti della formazione di Torre Maggiore. Ancora Gaggiano, palla dietro scaricata per Ghita. Olivieri nello spazio, non ha agguanta Ghita, palla che termina fuori, riparte
la formazione andriese. Tra l'altro settimana prossima ci sarà la sfida di Coppa, gli ottavi di finale che vedranno contro le due squadre. Occhio alla bomba fermata però da parte della difesa del Torre Maggiore, il tiro è stato di Guerra. Ricco avanza la squadra azzurra, De Feo sull'out di sinistra, ancora De Feo prova ad accentrarsi, De Feo in mezzo, Magno non controlla, poi con calma Schiraldi lascia scorrere, riparte il Torre Maggiore. Olivieri. Palla per Ghita, al centro il pallone, però fuori misura il passaggio centrale del calcettista che ha giocato anche a San Severo, calcio a 5 sanseverese. Ricco, Guerra, ancora Ricco, De Feo, Guerra tocca ma va a recuperare il pallone, prova l'azione solitaria, viene fermato ancora da Olivieri, rimessa laterale subito battuta, De Feo, Ricco, Guerra prova a scambiare con Magno, Magno prova a scaricare in porta, buono il tiro di sinistro, c'è la deviazione. E allora corner per l'Andria, eccolo inquadrato Roberto Magno, quanti gol in C2 per Magno. Palla dall'altra parte, prova Gaggiano sull'esterno della rete, Magno, Guerra prova a superare l'avversario, libera per il Torre Maggiore, Ricco prova a calciare, Ricco, parata di Schiraldi, si oppone coi pugni il portiere del Torre Maggiore, palla dall'altra parte per Ricco, ancora lo spazio per tirare ma preferisce servire centralmente Guerra, Guerra per la conclusione, c'è la deviazione, ancora corner, futsal Andria, formazione che per ben due anni è riuscita ad arrivare in quota playoff, la sconfitta contro il Canosa sul fil rouge due stagioni fa. Magno prova la conclusione, il nome all'epoca era Città di Andria, dall'anno scorso Futsal Andria, conservato anche quest'anno. Ancora Caggiano, il capocannoniere del girone A della C2. Poi Olivieri gli ruba palla a Guerra. Riparte Guerra, taglia Magno. Guerra prova da solo ad andare, ancora una conclusione, ancora un destro di Guerra che però non trova ancora una volta lo specchio della porta. È una gara già abbastanza intensa quella tra le due squadre. Olivieri. Poi Gialloreto, dietro per Olivieri, 0-0 ancora il punteggio. Palla centrale, blocca
Fasciano, riparte l'Andria. Magno, De Feo. Prova a passare dal centro. Fuzza l'Andria, c'è la deviazione da parte di Ghita. Corner ancora per l'Andria, il terzo, nel giro di 3 minuti. Sbaglia però questa volta il corner. La formazione andriese sarà rimessa laterale per il Torre Maggiore. Olivieri, fermato da Guerra. Anche Guerra, un calcettista importante, giocato anche al Bisceglie Calcio a 5, classe 81, 11 gol per lui segnati. Due meno di Gaggiano, che roba alla conclusione, poi non riesce, anzi è stato Giallonardo che è andato alla conclusione. Poi Gaggiano non ci è arrivato, dicevamo di... Attenzione dall'altra parte, Gaggiano supera un uomo, attenzione Gaggiano, tu per tu col portiere, calcia Gaggiano, la deviazione quasi sulla linea di porta da parte di Guerra, che va a chiudere lo specchio per l'Andria. Un po' più pericoloso il Torre Maggiore, qualche azione in più invece da parte dell'Andria, era comunque sostanzialmente in equilibrio fino a questo momento. Magno chiude lo spazio a Ghita. Olivieri, palla al centro, prova ancora Gialloreto, riparte l'Andria, Guerra, non c'è il fallo, Ghita, Gaggiano, Antonio Gaggiano, tu per tu, palla per Ghita, Fasciano chiude lo spazio ancora, corner Torre Maggiore. Palla dietro, Olivieri, Gialloreto di prima intenzione, Fasciano senza grosse difficoltà, riparte il Fuzza l'Andria, De Feo, Guerra, poi Ricco, De Feo per Guerra di prima intenzione, ancora una volta solito lato, ancora fuori il pallone. Gialloreto, Olivieri, centrale, da lui ripartirà l'azione del Torre Maggiore. Palla nello stato ancora per Olivieri, Olivieri prova ad alzare la sfera, Fasciano fa muro. Guerra fermato, la rimessa però è per l'Andria e quindi prova a proporsi in fase d'attacco la squadra di mister Bizzoca. Cambio fallo. Dall'altra parte, pronto il Torre Maggiore. Errore per Gialloreto, contiene il pallone, poi l'Andria torna ad attaccare. Guerra, Ricco, palla in profondità, non c'è nessuno. Guarda, dice qualcosa a Magno, chiede di andare incontro al pallone, non rimanere fisso. Roberto Magno, il pivot della squadra andriese. Attenzione al Torre Maggiore, buono il pallone in diagonale, però viene intercettato da Ricco, che ora prova a proporsi. Ricco dall'altra parte, rimane in piedi Magno, poi giù Magno, non c'è fallo, riparte dall'altra parte il Torre Maggiore con il pallone servito a Gaggiano. Gaggiano al centro, palla fuori, contropiede fulmineo del Torre Maggiore, però non riesce Gaggiano a trovare sulla corsa Ghita. De Feo, sbaglia ancora l'Andria, palla per Gialloreto, sbaglia però la conclusione Gialloreto, palla fuori, tanti errori da una parte e dall'altra. Ancora 0-0 il punteggio.
Ora prova la conclusione De Feo, davvero bella la risposta, in bello stile da parte del portiere del Torre Maggiore Schiraldi. Parata plastica, ancora De Feo. Guerra, Ricco al centro per Guerra, prova a scaricare coi piedi. La parata di Schiraldi dall'altra parte. Ghita, Giallonardo, Gialloreto. Palla per al centro per nessuno, c'è il centrale dell'Andria che va a bloccare, ci aveva provato Olivieri. Guerra, Ricco, palla per Guerra, è libero Guerra ma va a chiudere subito Ghita, attenzione Guerra prova a calciare, trova Gialloreto, libera Olivieri, di testa Ricco, rimane viva l'azione per l'Andria. Guerra, anzi è entrato in campo col numero 6 Spinosa, Gaggiano resiste alla carica, non c'è fallo, non fischia l'arbitro. Palla per De Feo, Ricco, calcia Ricco, forse la deviazione. C'è stata la deviazione con la punta delle dita di Schiraldi. Rimane quindi in attacco la Futsal Andria. Una gara importante per la squadra andriese perché vincendo domenica prossima, sabato prossimo e poi riuscendo a strappare i tre punti qui andrebbe ad agganciare la formazione di Torre Maggiore che è al primo anno tra i nei campionati federali, quindi nel campionato FIGC. Portato il calcio a 5 a Torre Maggiore. Palla per Olivieri. Col sinistro Olivieri debole, il pallone Fasciano si distende, para Ricco. Ancora Ricco. Palla per Spinosa. Grande stagione l'anno scorso al Brasile a Barletta. Dove viene tra l'altro Bizzoca, il tecnico che l'ha voluto. Attenzione a Gaggiano, subito per Ghita. Palla fuori. Errori di misura da una parte e dall'altra. Non riescono le due squadre a trovare spesso lo specchio. Ricco, De Feo, palla per Guerra, Vincenzo Guerra per Spinosa, scambiano i due, prova a girare palla, il Futsal Andria, Guerra, De Feo. Ora De Feo prova a puntare l'uomo, De Feo, la parata ancora di Schiraldi, questa volta ci mette la mano, evita il gol dell'1-0 per la formazione azzurra, sarà corner ancora per l'Andria che ora prova a spingere un po'. Guerra dietro per Ricco, ancora Guerra, buono il velo, va a velo anche Gialloreto. Olivieri si fa sentire, il numero 5 nonché allenatore, classe 1987, come detto un passato importante, soprattutto con quel campionato vinto alla Fuente, però ha giocato anche in Molise, in Abruzzo,
Errore ora di Gaggiano. Anzi, è entrato in campo con il numero 11 Selvaggio, è stato lui a toccare. In panchina ora Gaggiano, sostituito proprio da Mirko Selvaggio. Il pallone rimane lì, Ghita prova ad andare, servire poi Giallo Reto, l'uscita da parte di Fasciano, anticipato il portiere della Fuzzalandria, però non è riuscito a trovare la porta Giallo Reto. Ricco, palla per Spinosa. Ricco, De Feo prova a tagliare il campo. De Feo, questo passaggio troppo lungo per Ricco. Ghita, Olivieri va a pressare Guerra, non riesce però a recuperare il pallone. Olivieri, palla per Giallo Reto, poi l'errore in controllo da parte di Selvaggio. Spinosa, Ricco, De Feo, ancora Ricco, gira subito per Spinosa, prova a saltare Ghita, Spinosa non ci riesce, rimessa laterale. Tiene il pallone De Feo, ancora De Feo cerca lo spazio per il tiro, De Feo pressato da due, calcio di sinistro, non trova anche lui lo specchio, rimessa dal fondo. Passa il tempo, 0-0 ancora tra Torre Maggiore Futsal e Futsal Andria. Palla per Olivieri, tiene il pallone Olivieri, poi prova a superare l'avversario, non ci riesce, rimessa laterale. Selvaggio con il numero 4 Giallo Reto, prova la conclusione, niente da fare. Ancora Giallo Reto, palla al centro, coi piedi Fasciano, riesce a resistere il portiere, dà là una nuova azione offensiva per l'Andria. Prova ad andare Napoletano, grande esperienza per Mimmo Napoletano, ex Olimpiadi Biceglie in Serie B da diversi anni con la maglia dell'Andria. Olivieri subito per Giallo Reto, ancora Olivieri. Giallo Reto gli ruba il pallone Ricco, però se lo trascina in rimessa laterale. Si riparte con Olivieri. Poi è entrato in campo col numero 6 l'albanese Caconi, Freddy Caconi, classe 74, che ora prova, anzi è Olivieri che prova ad andare in mezzo. Attenzione, Olivieri scarica addosso a Fasciano. Caconi recupera il pallone, Olivieri pronto a sinistra, Giallo Reto. Olivieri temporeggia, poi serve Giallo Reto. Torna indietro Giallo Reto, riesce in qualche modo a passare il pallone, prova la conclusione Olivieri, palla che termina addosso a un calcettista dell'Andria. Poi fuori, rimessa laterale. Palla per Giallo Reto. Olivieri,
prova a giro palla Torre Maggiore per cercare lo spazio per andare alla conclusione. Olivieri cerca lo spazio per il sinistro, poi riesce a servire Caconi. Caconi calcia, piedi un giocatore dell'Andria che parte di nuovo in contropiede. De Feo dall'altra parte, palla per Spinosa, la parata di Schiraldi, davvero insuperabile oggi l'estremo difensore del Torre Maggiore, si sta opponendo in tutti i modi. Gaggiano, palla per Olivieri, Caconi fermato da Ricco, rimessa laterale. Olivieri, Selvaggio, Spinosa va in pressing, costringe Olivieri a rifugiarsi sulla linea di fondo, poi palla fuori, rimessa laterale Andria. Gialloreto, attenzione alla ripartenza del Torre Maggiore con Olivieri. Olivieri tu per tu con Ricco, gli ruba il pallone Ricco, attenzione alla ripartenza dell'Andria. Ricco prova a calciare, la deviazione, sarà rimessa laterale, c'è time out. Noi ne approfittiamo per andare a ricordare gli sponsor. Allora, da Torre Maggiore Gimi Costruzioni, viale Aldo Moro 307, Cooperativa Agricola Cantigliano, via Idro Montanelli 2-4, Caserta Levigature via La Malfa 2, Tricarico Group via Scudero 3, Nuova Edilizia Sacco viale 2 Giugno, Karma Café piazza Incoronazione, High Color via Berlinguer 20B, Idilium Caffè piazza Einaudi e Conad sempre in piazza Einaudi. Questi gli sponsor da Torre Maggiore. Ora i due da Andria, capolinea piazza Caduma 31 e Onlus Eye Care, formazione e sviluppo, via Vittorio Veneto 80, entrambi come detto di Andria. Gara molto, molto bella, anche se molte imprecisioni da una parte e dall'altra. Stiamo andando verso la fine di questo primo tempo, ancora 0-0 il punteggio, non si vuole sbloccare nonostante le tante occasioni avute, un po' per la bravura dei due estremi difensori, Fasciano da una parte e Schiraldi dall'altra, un po' per gli errori, come detto, di misura che non hanno permesso alle due squadre, ai calcettisti delle due squadre, di centrare la porta. Palo subito in apertura, tra l'altro colpito dalla Torre Maggiore con l'aiuto di Fasciano che ha deviato il tiro calciato da Gaggiano sul palo. Poi sono uscite un po' tutte e due le squadre a ritmi alterni. E ora rimessa laterale, si è tornato in, sono tornate in campo le due squadre. De Feo arpiona il pallone. Il numero 6 Caconi, fermato ora da Napoletano, bravissimo Napoletano a tenere la sfera. De Feo, palla per la conclusione di Spinosa. Napoletano, palla per Ricco, calcia Ricco, il pallone filtra, un flipper al centro dell'area. Volti Olivieri e Caconi, palla che passa però poi termina fuori. De Feo pronto al tiro dall'angolo. Spinosa calcia di sinistro, murato il tiro di Spinosa. Ricco, ancora Spinosa, prova ad andare. La conclusione, la parata di Schiraldi. Dall'altra parte subito Gaggiano rientrato sul terreno di gioco, dietro per la mente, ovvero Olivieri. Gaggiano cerca lo spazio per il tiro, Gaggiano, ancora Gaggiano, fermato. Rimessa laterale Andrea, ultimo tocco del ex calciatore, perché giocava a calcio a 11 fino a poco tempo fa, di Torre Maggiore, Aurora Aururi in Molise e San Severo.
Ricco. Napoletano. Palla per Spinosa, ancora Napoletano, pronto a sinistra, col numero 13 Lanotte, Alberto Lanotte, chiede di alzarsi un compagno ma sbaglia il passaggio, attenzione il pallone per Gaggiano, Gaggiano, calcia Gaggiano, 1-0, Torre Maggiore col suo bomber, 14esima rete in questo campionato per Antonio Gaggiano, che pescato ottimamente da Olivieri riesce a scaricare in diagonale. 1-0 Torre Maggiore, testa avanti per la squadra allenata proprio da Olivieri, il suggeritore, l'assist man per questo 1-0. Vediamo la risposta dell'Andria con Lanotte, palla per Ricco, ancora Ricco cerca lo spazio per calciare, non riesce a controllare Schiraldi, sarà ancora corner, subito battuto Lanotte per Ricco, cerca lo spazio Ricco, ancora l'ottima parata di Schiraldi che sta murando mattone su mattone tutte le conclusioni della Futsal Andria. Ancora corner, Napoletano dietro per Lanotte, Ricco, servito Spinosa, Ricco ancora, Lanotte, giro palla, Napoletano va a controllare il pallone calciato da un calcettista della Torre Maggiore. La conclusione ora di Spinosa, protesta per il fallo di mano di Olivieri che però non viene ravvisato dal direttore di gara, calcia ancora Spinosa. Ora preferisce servire Lanotte. Lanotte si gira e riparte da Ricco. E allora va a posizionarsi il Torre Maggiore in attesa di un altro attacco dell'Andria. Palla di Napoletano, murato la prima volta, occhio alla sovrapposizione di Spinosa. Poi Ricco, Ricco si ferma. Riparte il Torre Maggiore con Gaggiano, non c'è il fallo, neanche un fischio fino a questo momento di Dimundo di Barletta. Palla centrale per Spinosa, ruba il tempo Olivieri, sta per partire a destra Gialloreto. Palla centrale, il pallone questa volta salvato da Fasciano. E c'è ancora un time out, momento di grande confusione. Andrea che focalizzata nell'azione offensiva ha lasciato campo aperto al Torre Maggiore che ci ha provato per la seconda volta dopo un'azione abbastanza simile, quella del vantaggio siglato appunto dal Torre Maggiore con Gaggiano. Allora noi andiamo a ricordare ancora una volta gli sponsor da Torre Maggiore: Gimi Costruzioni, via Aldo Moro 307, Cooperativa Agricola Cantigliano, via Indro Montanelli 24, Caserta Levigature, via Ugo Lamalfa numero 2, Tricarico Group, via Scudero 3, Nuova Edilizia Sacco, via Le 2 Giugno, Karma Café, piazza Incoronazione, iColor, via Berlinguer 20B, Idillium Café, piazza Einaudi, Conad sempre in piazza Einaudi, sono tutti a Torre Maggiore. Da Andria invece capolinea, piazza Catuma 31, Onlus Eye Care, formazione e sviluppo, via Vittoria Veneto 80, entrambe di Andria. Pronte a scendere di nuovo sul terreno di gioco le due squadre, 1-0 il parziale, come detto la rete di Gaggiano che ha messo a segno la sua 14esima rete in campionato. E si conferma lì davanti in vetta
quanto riguarda la speciale classifica dedicata ai goleador. Attenzione all'errore di Schiraldi, prova ad approfittarne Spinosa, tiro che termina fuori. Si salva il Torre Maggiore, Olivieri, ora Gaggiano con la forza prova a controllare il pallone. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione Torre Maggiore per i Downi. Olivieri, dalla una nuova azione, ancora Gaggiano, protegge la sfera Gaggiano, palla in aria, il pallone che rimane lì, poi il tiro che termina sull'esterno della rete, ancora Landria, bravo Gaggiano, che in questa occasione Olivieri, ripartenza della Torre Maggiore, Fasciano va a coprire Napoletano dall'altra parte per Guerra, calcia Guerra al centro, Mimmo Napoletano 1-1, taglia benissimo il campo napoletano, trova l'assist di Guerra, pareggio del Futsal Andria sull'asse Guerra Napoletano, davvero bello il passaggio filtrante centrale, nulla in questo caso ha potuto Schiraldi, 1-1, quindi si torna sul punteggio di parità con Mimmo Napoletano che risponde così a Gaggiano, ancora il bomber della formazione rosso-blu, prova ancora a trovare la porta, niente da fare, riparte l'Andria, ora si riaccende la partita, ma termina qui il primo tempo, 1-1 il parziale. A Gaggiano risponde Napoletano, noi chiudiamo qui la telecronaca del primo tempo, ci risentiamo per la ripresa. Finisce il primo tempo 1-0 per il Torre Maggiore. E allora siamo pronti a tornare in campo per Torre Maggiore Futsal, Futsal Andria, settima giornata del campionato di C2 Girone A, 1-1 il punteggio, a Gaggiano ha risposto Napoletano, quasi in chiusura di tempo, una bella partita quella che vi stiamo mostrando fino a questo momento. Squadre che però, come detto nel corso della telecronaca del primo tempo, qualche errore di troppo hanno compiuto, soprattutto in termini di precisione sotto porta. Gara importante, come detto, per la classifica, perché sono 6 punti di distacco, importante sarebbe per la Futsal Andria venire qui a vincere a Torre Maggiore, lo stesso per la squadra rosso-blu che allungherebbe nei confronti della formazione andriese. E allora si riparte. Rimessa laterale, Olivieri va a battere, palla per il numero 10 della formazione rosso-blu, ovvero Gaggiano, autore del gol dell'1-0, Olivieri, ancora Gaggiano, prova a girarsi, Gaggiano, calcia Gaggiano con le gambe, Fasciano, riparte la Futsal Andria con Guerra, scarico per La Notte, scambio Magno La Notte, ancora Magno, Guerra, Napoletano cambia radicalmente rispetto allo starting five iniziale, quello della formazione andriese che ora prova a calciare con Magno, Gaggiano fermato, La Notte, palla per Guerra, ancora Guerra, si accentra sull'esterno il pallone, però c'è la deviazione, Guerra
ancora deviato il pallone, questa volta da Gaggiano, sarà ancora rimessa laterale. Palla per Guerra, ancora Guerra, prova a mettere il pallone in porta con il destro. Napoletano, al centro il pallone calciato da La Notte, c'è il tocco con la mano di Olivieri, sarà calcio di punizione. Interessante da quel punto il calcio piazzato. Sul pallone c'è Roberto Magno, che quest'anno ha messo a segno 8 reti. Proprio Magno va a calciare, palla fuori. Sarà rimessa dal fondo, un attimo di pass, poi c'è la dichiarazione spontanea di un calcettista del Toro Maggiore, grande sportività. Attenzione a Gaggiano, riparte il numero 10, Guerra va a coprire. Palla verso Ghita. C'è il calcio di punizione e il giallo per La Notte. Primo ammonito dell'incontro, Alberto La Notte, il numero 13. Il primo a finire sul taccuino del signor Di Bundo della sezione di Barletta. Calcio di punizione dall'altra parte però Torre Maggiore, pronto a calciare con Gialloreto. Sistema la barriera Fasciano e Magno, il punto di riferimento là sul muro. Tiro e gol di Gialloreto, torna avanti il Torre Maggiore con il capitano Gialloreto. 2-1. Errore di piazzamento della barriera perché il pallone ha girato completamente Magno, nulla ha potuto Fasciano che è rimasto immobile, incredulo. E ora ancora meno uno per l'Andria che torna sotto dopo la rete di Gaggiano nel primo tempo, poi il pareggio di Napoletano. Ora torna avanti con il capitano Mattia Gialloreto. Il Torre Maggiore Futsal, palla per La Notte, scarica di sinistro, palla alta sulla traversa, rimessa dal fondo per il Torre Maggiore Futsal. Palla in profondità per Ghita, bravo La Notte a coprire. Sarà corner, davvero bellissimo il passaggio di Olivieri, davvero un'idea di futsal, di calcio a 5 da categoria superiore. Riparte Gialloreto, palla al centro, para Fasciano, può ripartire l'Andria, Magno si sgancia, Napoletano avanza però in solitaria, Magno apertura per Guerra, fermato da Olivieri. Ora si accende la gara. Seguitela con noi, col numero 16 Magno per La Notte, ancora La Notte dietro per Guerra in qualche modo, però occhio all'arrivo di Gialloreto, riesce a rubargli il pallone, non era Guerra ma Spinosa, ancora Spinosa, prova a calciare, viene fermato dal piede di Ghita, rimane giù Spinosa.
Momento di pausa, noi ne approfittiamo per ricordare i partners di questa partita, ovvero Jimmy Costruzioni da Torre Maggiore, come Jimmy da Torre Maggiore, anche Cooperativa Agricola Cantigliano, via Indro Montanelli 2-4, Caserta Levigature via La Malfa 2, Tricarico Group via Scudero 3, Nuova Edilizia Sacco via Le 2 Giugno, Karma Café, piazza Incoronazione, iColor via Berlinguer 20B, Idillium Café, piazza Einaudi, Conad anch'essa in piazza Einaudi, tutti di Torre Maggiore, da Andria invece, Capolinea, piazza Catuma 31, Onlus, iCare, formazione e sviluppo, via Vittorio Veneto 80, in piedi, torna Spinosa, come detto grande stagione l'anno scorso con la Brasilea Barletta, con lui c'erano anche Vincenzo Guerra e il tecnico Michele Bizzoca. Bizzoca ha voluto fortemente questi due calcettisti che stanno davvero facendo la differenza. Ora il tiro di Lanotte, il pallone scivola in porta, 2-2, torna in parità l'incontro, palla che supera Schiraldi e si torna dopo 6 minuti e 35 secondi sul punteggio di parità, 2-2, è una gara pirotecnica, d'altronde ce l'aspettavamo da una partita di alta classifica con due squadre senza dubbio, con alcuni giocatori davvero di categoria superiore. Gaggiano va a rubare il pallone napoletano, poi Ghita prova a contrastarlo, ancora napoletano, palla al centro, in bocca però a Schiraldi, riparte il Torre Maggiore con Gaggiano, dall'altra parte si sgancia Gialloreto, Gialloreto la parata col piede di Fasciano. Napoletano predica calma, Fasciano che è intervenuto con il piede sulla conclusione in diagonale di Gialloreto. Lanotte, palla per Napoletano, ora vanno a schierarsi due squadre dopo questo 1-2 di contropiedi, palla al centro, il pallone toccato da Napoletano, anzi è stato a toccare il numero 14, no, proprio Napoletano, è stato Napoletano a provare a deviare il pallone in spaccata, rimessa laterale per il Torre Maggiore, Olivieri, ancora Olivieri per il numero 10 Gaggiano, ancora Gaggiano cerca lo spazio per il tiro, debole la conclusione, Fasciano fa buona guardia, Ricco, Napoletano, ancora Ricco, poi Magno, Magno per il numero 5 De Feo, poi bravissimo Ricco a prendere questo pallone, Napoletano al centro, la sfera, può ripartire il Torre Maggiore, ancora Olivieri per Gaggiano, anticipato da Napoletano che si è fatto un coast to coast per andare a prendersi il pallone dai piedi del bomber del Torre Maggiore, stava arrivando comunque anche il numero 4 Gialloreto. Olivieri prova a calciare di un soffio fuori, brivido, palla fuori. Palla per il numero 5 De Feo, palla al centro, Magno non ci arriva, rimessa laterale. Una visuale non ottimale da qui per la partita, però alla fine questa è la struttura a disposizione che comunque cambierà. Attenzione però a questa azione con Magno, la palla toccata, dicevamo pronto un nuovo palazzetto per Torre Maggiore per ospitare gli eventi di volley, futsal e basket, sicuramente un ottimo intervento da parte della giunta comunale di Torre Maggiore per andare incontro alle esigenze sportive della città. Ora il fallo sul numero 5 De Feo,
Ricco. Palla per Ramagno, calcio di sinistro. Non trova lo specchio. Olivieri. Palla subito servita per lo scambio e la conclusione di Ghita. È stato il calcettista rumeno a calciare, a proporsi questa azione molto bella. De Feo ancora a tu per tu con il rumeno. Come detto, Ghita ha giocato a San Severo con il Futsal e con la Nuova Laurus l'anno scorso. Quest'anno questa nuova esperienza con il Torre Maggiore Futsal. Palla di Lopetuso, entrato in campo in questo momento. Ancora Lopetuso, prova a controllare dietro il pallone per Ricco. Palla al centro, Lopetuso riesce a rubare il pallone. Ghita in orizzontale la sfera, poi il pallone recuperato in qualche modo da Gaggiano. 15 gol in campionato per Antonio Gaggiano, che come un falco si fionda sul pallone e va a depositare la sfera alle spalle di Fasciano. E torna ancora avanti il Torre Maggiore, ancora con Gaggiano. 3-2, minuto numero 11:50. Vediamo la reazione del Futsal Andria. Ricco, palla per Spinosa, la sfera rimane lì. Magno prova ad andare in pressing, poi si libera della sfera. Ghita, Spinosa, Ricco. Tanti anni centrale per Ricco a Barletta, soprattutto ora la conclusione insidiosa di Spinosa. C'è stato il tocco di Schiraldi. Subito rimesso il pallone in gioco, Ricco fa girare la sfera, Lopetuso dietro per Spinosa, ancora Spinosa prova a calciare, pallone che rimane lì, poi il grandissimo intervento di Schiraldi, davvero una parata che vale un gol, quella di Schiraldi sulla semivolée. Davvero bellissima questa parata di Schiraldi, che va a recuperare la posizione sul tiro di Ricco. Ancora la formazione andriese con Spinosa, palla al centro, Magno! 3-3, non finisce di serbare, grandi emozioni questo match. 13-26, pareggio Andria con Roberto Magno, non a rete in campionato per Roberto Magno. Anche in questo caso difficile andare a recuperare il pallone per Schiraldi. E si torna in parità, di testa Lopetuso. Palla per Spinosa, dietro per Ricco. Cavalcata di Ricco, poi il pallone di Magno, ancora per Ricco. Ricco cerca lo spazio, trova Lopetuso. Ancora Ricco, dai e vai, che però si chiude con il pallone che termina fuori in rimessa laterale. Pareggio quindi di Magno. Ghita. Scontro aereo tra Gaggiano e Ricco. Palla che l'ottimo Spinosa va a cedere a Ricco, poi Spinosa prova di prima intenzione a sorprendere Schiraldi. Ancora la risposta di Schiraldi, che ha giocato invece con la Fuente in A2. Come detto, sono davvero tanti giocatori di grande spessore che oggi sono qui a Torre Maggiore per dar vita al big match della settima giornata. Palla che viene ancora deviata con la punta delle dita da Schiraldi. Almeno questo ci è sembrato dalle immagini, infatti sarà a corner. Un'altra grande risposta di Schiraldi. Corner. Palla al centro. Attraversa l'aria, termina fuori, prova a calciare a sorpresa Spinosa. Spinosa che
sta giocando molto bene Gaggiano, prova ad aggirare Ricco, palla per Gialloreto, ancora Gialloreto, scarica per Ghita, poi Gaggiano, il fallo su Gaggiano, protesta la panchina della Fuzzalandria, sarà calcio di punizione per il Torre Maggiore. L'Andria non deve rifare l'errore compiuto in precedenza proprio sul gol di Gialloreto. Questa volta in barriera ci va Lopetuso e Magno va a chiudere il palo, pronto a calciare Gialloreto, quindi Gialloreto si ferma, sbaglia però l'appoggio, Spinosa ruba il tempo Olivieri, ancora Olivieri tiene il pallone in campo, bravissimo Olivieri, attenzione, azione solitaria, Olivieri calcia di destro, trova la risposta di Ricco, spunto di Gianluigi, Gigi Olivieri. Attenzione al tiro e la conclusione, questa volta ancora di Olivieri, la deviazione di Gaggiano chiede il corner, la deviazione di Ricco è Ricco dall'altra parte, ancora gesto di sportività, ammette di aver toccato per ultimo, corner Torre Maggiore, gara bella e molto sportiva, davvero un ottimo spettacolo di sport quest'oggi a Torre Maggiore. Attenzione ad Olivieri, prova a calciare, la deviazione questa volta è di Magno, sarà ancora corner per la formazione rosso-blu. Gara che vive davvero un grande equilibrio. Occhio a Gialloreto. Ghita. Giù Ghita e Lopetuso. Fallo, ancora un calcio di punizione. Gara, come detto, che vive anche di tra virgolette folate, perché soprattutto quando segna una delle due squadre si assiste all'assedio, a un pressing maggiore da parte della squadra che ha subito il gol. L'abbiamo visto prima con l'Andria che è andata a chiudere nella propria metà campo il Torre Maggiore. Ora è il Torre Maggiore che sta facendo un po' di più la partita rispetto all'Andria dopo il pareggio siglato da Magno. Gialloreto pronto al calcio di punizione, va Gialloreto, la bomba addosso a Lopetuso, 18-08, altri 12 minuti alla fine più recupero, prova a tenere il pallone in campo Ghita, non ci riesce. Magno, palla per Lopetuso, prova il lob direttamente su Schiraldi, il pressing di Spinosa su Olivieri è funzionale perché recupera un ottimo pallone Spinosa, una rimessa laterale. Si fa sentire Ricco dietro Spinosa, tu per tu con Olivieri, passaggio per Lopetuso, l'uscita di Schiraldi, palla ancora viva, Ricco va a chiudere in scivolata, Gaggiano prova a calciare, Gaggiano cicca il pallone, riparte l'Andria con Spinosa. Occhio alla sovrapposizione di Magno, palla al centro per Ricco, ancora Spinosa, prova a calciare, fermato, poi l'uscita di Fasciano, Spinosa,
recupera il pallone Ghita, palla per Gialloreto, poi Gaggiano supera Fasciano, palla fuori, incredibile. 19-38, 3-3 il punteggio, si arrabbia Fasciano, si arrabbia con il numero 6 Spinosa e lo guarda in Cagnesco. Si riparte, palla per Magno, dietro la sfera per Ricco, al centro Lopetuso, cerca lo spazio per il tiro, Magno chiuso, ancora Magno dietro il pallone, Fasciano, De Feo prova a tagliare, recupera il Torre Maggiore, palla per Gialloreto, calcia Gialloreto di destro, fuori il pallone, ottimo ancora il suggerimento di Olivieri. De Feo, Ricco, palla di ritorno per De Feo, Magno al centro, non c'è nessuno, c'è Gaggiano che può dare in là una nuova azione offensiva per il Torre Maggiore, ancora Gaggiano in mezzo a due, superato in un primo momento De Feo, poi va a recuperare il pallone, 15 gol per lui, per Gaggiano, dopo la doppietta di oggi, Olivieri, Gialloreto, ancora il capitano Gaggiano, cerca lo spazio per il tiro, la palla deviata da Fasciano, sembrava dentro, si dispera Antonio Gaggiano, palla che termina fuori, sarà corner. Gialloreto, fermato da Magno, la discesa di Magno, attenzione, prova a calciare Magno, buon fendente, palla non fortissima, palla che però termina fuori, rimessa dal fondo, subito battuta da Schiraldi. Gialloreto, Ghita, Gaggiano, c'è Ricco di fronte a lui, prova a superarlo, Gaggiano, palla su Fasciano, riparte l'Andria, Magno, palla al centro per De Feo, perde il pallone, ancora un contropiede, Gaggiano di forza, Gaggiano tocca il pallone, di sinistro, palla fuori, 22-04, 3-3 e Gaggiano per un soffio, manca il colpo del 4-3, rientra in campo la notte per la Fuzzalandria, palla per Ricco, la notte, ancora Ricco, Napoletano, Ricco, palla per Spinosa, di ritorno su Ricco, Spinosa calcia di sinistro, fuori il pallone, 23 quasi al nostro cronometro, palla per il numero 11 della formazione rosso-blu che ora può ripartire con Ghita, palla al centro, non ci arriva Selvaggio, ci arriva Ricco che tocca con il tacco, mette fuori, Olivieri prova a calciare, la risposta di Fasciano sul sinistro di Olivieri, corner per il Torre Maggiore, Olivieri dietro tutta per Gialloreto, apre per Selvaggio al centro, Ghita esce dall'area, Ghita, palla ancora al centro, Napoletano arpiona, pronto a ripartire Mimmo Napoletano, si ferma, attende l'arrivo dei compagni, Napoletano, Ricco, gira ancora per la notte, Ricco, Napoletano, palla che gira, non trova però lo spazio, la formazione andriese ci prova con Spinosa che calcia di prima intenzione, riesce a recuperare il pallone, lo serve alla notte, poi Ricco, Napoletano,
ancora Ricco, prova a mettere il pallone tra due uomini, troppo lungo però per la notte. 5 alla fine più recupero, 3-3, di testa napoletano, Ricco, ancora Ricco, Mimmo Napoletano. La notte, in qualche modo era scivolato la notte. Giro palla anche per recuperare un po' di fiato Spinosa, ultimi 5 minuti che, se saranno come il resto della partita, saranno davvero elettrici. Ricco, attenzione, pronto a calciare Ricco, la deviazione di Ghita, palla che termina fuori. Subito va tutto il pallone, palla per Napoletano, prova la conclusione, la notte, palla sull'esterno della rete, Olivieri, ancora Olivieri, tocca Ricco, riconquista il pallone, mette in movimento la notte, dall'altra parte palla per Spinosa, ha tutto il tempo ma preferisce calciare di prima intenzione, palla alta. Riparte il Torre Maggiore, Ghita per, palla per Ghita, prova a calciare Ghita col piede, chiude il palo Fasciano. C'è un piccolo infortunio per Fasciano che nel tentativo di recuperare il pallone, forse un piccolo stiramento. Noi ne approfittiamo per ricordare gli sponsor, che sono da Torre Maggiore, Gimi Costruzione, via Aldo Moro 307, Cooperativa Agricola Cantigliano, via Indro Montanelli 24, Caserta Levigature, via La Malfa 2, poi Tricarico Group, via Scudero 3, Nuova Edilizia Sacco, via Le 2 Giugno, Karma Café, piazza Incoronazione, High Color, via Berlinguer 20B, Dilium Café, piazza Einaudi e Conad, sempre in piazza Einaudi. Tutti di Torre Maggiore, da Andria invece, Capolinea, piazza Catuma 31, Onlus High Care, formazione e sviluppo, via Vittorio Veneto 80. Ancora a terra il portiere dell'Andria, Fasciano, che però si rialza, un piccolo problema con l'allungo nel tentativo di recuperare un pallone che sembrava innocuo, poi si è dimostrato più difficile da parare. Giallo Reto, dietro la sfera per il portiere, lungo Schiraldi, non ci arriva Ghita. Napoletano, Ricco, ancora Ricco, Magno, 27-38, 3-3, Roberto Magno cerca lo spazio per andare a calciare, Magno dietro per Ricco, Napoletano col piatto, palla poi per Ricco, cerca lo spazio per la conclusione, Napoletano che tira, Magno però non indirizza verso la porta. Riparte il Torre Maggiore con Giallo Reto, il capitano per Ghita. Ancora il calciatore del Torre Maggiore, però arriva subito la chiusura ora di Ghita su Napoletano, stava partendo in contropiede la squadra allenata da Bizzoca. C'è il time out. 3-3. 28-27
al nostro cronometro, quindi ancora un minuto e mezzo, poi ci sarà il recupero, ma è una gara davvero bella quella che stanno esprimendo sia la Futsalandria che il Torre Maggiore Futsal, con capovolgimenti di fronte, azioni pericolose, un po' più di precisione nei secondi 30 minuti e soprattutto una grande prova dei due portieri, da una parte Fasciano, dall'altra Schiraldi, che come vi ricordavo è stato portiere in A2 con la maglia del Fuente Foggia. E come detto fa parte di quei calcettisti che sicuramente non sono da C2, ce ne sono tanti da una parte e dall'altra. Pronti a tornare in gioco per questi ultimi importantissimi minuti di una sfida che vale tanto. Vale una prima posizione che ora è detenuta dalla formazione down della Torre Maggiore, 6 punti in più, esclusa la gara di oggi sull'Andria. Andria che però ha una gara in meno, 5 contro 6 del Torre Maggiore. Torniamo in cronaca diretta, palla per Ricco, subito servito a Napoletano, si accentra Napoletano, serve Magno, palla per Spinosa. Ancora Spinosa, prova ad alzare il pallone, colpisce e la traversa. Due minuti di recupero. Altri due minuti quindi per Torre Maggiore e Andria. Esce Fasciano, tra tre che comunque sarebbe il risultato più giusto per quello che è stato visto quest'oggi a Torre Maggiore. Ricco. Alza la testa l'ex Futsal Barletta, Napoletano per Spinosa, Gialloreto, palla per Gaggiano, attenzione Gaggiano, prova a puntare Ricco, giù Gaggiano, non c'è fallo, Spinosa dall'altra parte, errore di Spinosa, palla per Olivieri, rubato il pallone da Ricco, bravissimo Ricco in questa occasione, palla per Gaggiano, non arpiona, Gaggiano non blocca la sfera, palla fuori. Già passato il primo minuto dei due assegnati dal direttore di gara, dal signor Di Mundo della sezione di Barletta. Rimessa laterale, subito battuta dal numero 14 Napoletano. Ricco, scende Napoletano, riceve il pallone da Ricco. Palla per Spinosa, regolare l'azione, Magno scarica per Spinosa! E gol dell'Andria, incredibile, incredibile! Ah, 45 secondi dal fischio finale, arriva il diagonale di Spinosa, il passaggio di Magno che scarica per Spinosa il diagonale e il gol del 5-4, del 4-3. Incredibile. Vantaggio Futsalandria, ora arriverà il giallo per Spinosa. Sembrava fatta per la formazione giallo-blu che comunque, scusate, per la formazione rosso-blu che comunque è ancora a disposizione qualche secondo, anche se sul nostro cronometro il tempo è terminato, però sicuramente si recupereranno altri 30 secondi per il gol del 4-3 siglato da Spinosa. Attenzione all'azione in solitaria di Gialloreto. Palla per Olivieri. Ultimi secondi, incredibile qui a Torre Maggiore. Attenzione a Gaggiano, prova ad andare, lo ferma Ricco. Gaggiano, palla dietro per Olivieri. Olivieri prova a puntare Napoletano al centro, niente da fare. Olivieri recupera però il pallone. Olivieri prova a calciare. Ricco arpiona e finisce qui la partita, incredibile. Futsalandria che va a segnare il gol del sorpasso dopo essere stata per tre volte sotto con il gol nel finale. La firma è di Spinosa. Si chiude così 4-3, una gara davvero bella. Un pareggio forse sarebbe stato più giusto, ma l'Andria ha dimostrato il carattere alla fine con il gol di Spinosa. E allora meno 3 ora tra i due compagini, ora riposerà il Torre Maggiore, gli applausi di chi è stato qui a vedere la partita.
E invece la prossima gara vedrà impegnata l'Andria contro il Garganus. Occasione migliore per agganciare non c'è. Allora chiudiamo qui la nostra telecronaca, grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci per il calcio a 5 su apuliastream.tv.